Essere un insegnante non è un lavoro super redditizio. Alcuni insegnanti sono ricchi e altri sono poveri. Nessuno dei due insegnanti perderà l'occasione di vincere $10,000 ad una competizione scientifica. Come faccio a trovare un buon concorrente in questa classe di fannulloni? Aspetta, Joy Secchione, ma ce n'è solo uno come lui in tutta la scuola. Chi se lo prenderà? Tutta la classe lo maltratta. Questo è così triste. Dobbiamo fare qualcosa per lui. Forse Caroline può aiutarlo. E poi lui aiuterà lei. Ha bisogno di una trasformazione da un professionista. Questo ragazzo ha reso Justin Bieber quello che è. Vediamo cosa può fare con Joy. Joy non è così sicuro che questo sia ciò di cui ha bisogno. Gli piace il suo aspetto, non piace a nessun altro però. Un po' di magia dello stilista non può fare male. Aggiungi qualche dettaglio in più. Wow, così va meglio. Questo non è Joy, questo è il ragazzo più figo della scuola. Ops, non ci vede tanto bene. Aveva bisogno di quegli occhiali. La gente ride ancora di lui. È una causa persa. Il cambiamento non è riuscito. Ridategli gli occhiali, così può vedere la faccia dei suoi bulli. Lo stanno ancora torturando. L'hanno legato al suo armadietto con del nastro adesivo. Sì, è giovedì. È quello che succede tutti i giovedì. Ora salterà la lezione. A meno che qualcuno non lo lasci andare. Jenny, l'insegnante povera, è qui per aiutare. Ma è inutile! Potrebbe comprare un coltello da un bullo, ma non ha soldi! Niente soldi, niente coltello! E adesso che facciamo? Come posso salvare Joy? Jenny non ha soldi, ma ha il suo cervello! Basta usare le lenti degli occhiali e la luce del sole e Joy è libero! È un po' tostato, ma è libero! Un giorno ringrazierà Jenny! A pranzo, Joy è seduto da solo e mangia da solo, come al solito. Caroline, l'insegnante ricca, vuole visitare il suo studente da $10,000. Non può lasciarlo mangiare il porridge da solo. Chiama lo chef e gli dice di dare a Joy un banchetto reale. Il suo cervello ha bisogno di cibo. Trasforma questo in un ristorante stellato Michelin. Dimentica la farina d'avena. Anche Caroline dovrebbe prendere un espresso. Gli studenti sono scioccati. Il loro pranzo non è molto buono. Ora tutti vogliono mangiare con lui. Forse avranno degli avanzi. Wow! Joy ha starnutito per tutta la mensa. Che c'è che non va? È malato? Oh, Joy è allergico. Ma a cosa? A... quasi tutto! Non può mangiare nulla, tranne la farina d'avena! Tempo dell'esame finale! Tutti gli studenti stanno impazzendo, cercando disperatamente di ricordare le risposte, ma non sanno niente! Invece di studiare sono andati alle feste! Tutti tranne Joy! Lui non è mai invitato alle feste e ha già finito il suo esame! Gli altri studenti pensano che sia ingiusto, ma Jenny sa come calmarli! Ha appena escogitato un piano subdolo per aiutare i voti di tutti e la reputazione di Joy. Avrà bisogno di una pistola per soldi. Ma niente soldi, solo le risposte giuste a tutte le domande del test. Questo è il test più eccitante di sempre. Forse la prossima volta inviteranno Joy alla loro festa, dopo tutto. Joy è stato spinto in un armadietto così spesso che le porte sono attaccate con il nastro adesivo. Caroline non può lasciar correre. Lo studente migliore merita l'armadietto migliore. Lei gli procura il miglior sistema di sicurezza che i soldi possano comprare. È come una banca svizzera. Joy lo adora. Wow! Dove ha preso Joy tutti questi soldi? Non ha bisogno di soldi, ha bisogno di occhiali! Deve aver messo la cosa sbagliata! Oh? Questo è un frigorifero! Si è confuso senza i suoi occhiali e ora... si è perso! Ops! Sta parlando con una pianta! E questo è il miglior studente della scuola! I bulli sono di nuovo all'opera! Ha
hanno fatto lo sgambetto a Joy in mensa. Joy e il suo pranzo sono caduti a terra e tutti ridono di nuovo di lui. Ha rovesciato tutto e loro ridono. Solo Jenny si preoccupa per lui e vuole trovare un modo per aiutarlo. Ora non cadrà più. Cercano di farlo inciampare. E Joy sta galleggiando. È un superpotere. Ecco come funziona. Magneti. Sembra magia, ma è solo fisica. Joy ha di nuovo problemi con il suo armadietto. Non riesce ad aprirlo. Sta impazzendo. Ha provato di tutto, anche l'opzione nucleare. Ha quasi schiacciato Caroline. Meno male che fa yoga e potrebbe piegarsi in tempo. La sua carta d'oro può salvare l'armadietto. A volte nemmeno il denaro può aiutare. L'armadietto non si apre. Ora Caroline sta impazzendo. Comprerebbe persino dell'esplosivo per aprirlo. Ma questo è troppo. Questo è molto più economico. Ai suoi tempi Caroline scassinava molte serrature, ma è stato molto tempo fa. Lei si ricorda ancora come si fa. Clicca, la porta si è aperta, ma... sorpresa! Nell'armadietto di Joy c'è una foto di Jenny. Ha una cotta per lei. Gli studenti di Caroline stanno facendo un test. Lei è sicura che Joy lo supererà. Lui non ne è così sicuro. Tutti hanno preso un buon voto, tranne Joy. Cosa? Come? Ci deve essere un errore. Joy non può essere l'ultimo della classe. La sua cotta per Jenny deve avergli incasinato la testa, ma non c'è niente che un pennarello rosso non possa risolvere. Ora Joy ha un ottimo voto. È ora di distribuire i punteggi. Joy prende tutte A. Gli altri studenti sono scontrosi, ma Caroline sa come calmarli. Con i soldi, tutto ha un prezzo. E questi studenti sono piuttosto economici. E questi basteranno per una bella festa. Geografia è la lezione preferita di Joy, perché vuole portare Jenny a fare un viaggio intorno al mondo. Ma gli studenti non possono vedere quale continente stanno studiando perché il globo non gira. Se il globo non gira, facciamo girare il tavolo. Ora sì che va meglio. Ogni nuvola ha un rivestimento d'argento. L'apprendimento a distanza rende gli studenti ancora più entusiasti di studiare. Wow! Jenny sta esagerando un po'. Gli studenti lo adorano. Questa è la lezione di Elon Musk sull'esplorazione spaziale. La ricca insegnante non vuole nemmeno toccarlo il globo. Ha sempre una soluzione diversa. Ed è sempre denaro. E oro. E feste! Wow! Questa è la lezione migliore di sempre! Balliamo! A Jenny non piace questa strategia. Joy sta finalmente facendo il suo progetto di scienze, ma non sta ottenendo risultati. Ha bisogno di aiuto. L'insegnante ricca ha un sacco di soldi e un sacco di conoscenze. Il miglior ricercatore di Caltech è venuto ad aiutare Joy con il suo progetto. Una volta ottenuto l'incarico, costruisce un atomizzatore. È una follia! Ci sono voluti solo 10 minuti. Caroline lo ringrazia, ma non è quello che avevano concordato. Ora devono solo vincere il concorso e mostrare a Jenny chi è il capo. È ora di vedere chi ha vinto. Ma Joy era l'unico concorrente e nessuno è venuto alla cerimonia di premiazione, quindi è una vittoria unanime. Caroline si aspetta già di vincere, ma... aspetta! Gli studenti stanno portando Jenny e il loro lavoro. Questa competizione non è mai stata così popolare. Jenny ha davvero trasformato tutti i suoi studenti problematici in nerd. Jenny vince il concorso! È incredibile! Caroline non ce la fa! Ops! Ha accidentalmente rotto il progetto. E li sta minacciando con l'atomizzatore. Ma i soldi non possono comprare proprio tutto. Joy si congratula con la sua insegnante preferita per la vittoria. Speriamo che essere ricca non trasformi Jenny in Caroline.
Ti è piaciuto il nostro video? Qual è stata la tua parte preferita? Scrivilo nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti per nuovi fantastici video di Trum Trum Trick!